Buonasera al gruppo degli artisti irpini, ci troviamo qui a Museo della Vegetazione Popolare di Lacedonia in provincia di Avellino con Alfonso Nannariello, con il libro dal titolo La vendetta dell'Arcangelo Gabriele. Prego. Questo testo ha risolto una questione per me importante, perché da tempo il personaggio mi si era impegnato dentro e non riuscivo a liberarmene, visto che la sua inquietudine in qualche modo mi è stata partecipata, e per risolvere questa inquietudine ho dovuto fare i conti con il personaggio stesso, indagandolo storicamente e quindi facendo delle ricerche negli archivi storici locali. Dopodiché, alla vicenda storica ho dovuto aggiungere, poiché mi interessa di antropologia narrativa e antropologia radicale, ho dovuto aggiungere le sensazioni che hanno indotto questa persona a commettere omicidi per il quale fu condannata alla decapitazione nel 1832, e le ho trovate in qualche modo nella teologia. La teologia che mi ha consentito, grazie a questo lavoro, a questa narrazione, comprendere un problema di tipo teologico, vale a dire chi è responsabile del male che l'uomo commette, e in qualche modo ho dovuto trovare una fonte esterna all'uomo stesso, vale a dire l'Arcangelo Gabriele, ma l'Arcangelo Gabriele pone una questione ulteriore, l'imperfezione della creazione da parte di Dio. Credo che con questo possa aver chiarito qualsiasi elemento del libro, anche perché il libro stesso, soprattutto in prima pagina, poneva la questione che avesse a che fare l'Arcangelo Gabriele con una vicenda storica. E poi soprattutto la vendetta. È strano che personaggi legati così al mondo cristiano possano vendicarsi. Certamente Gesù non ha mai insegnato a fare tutto questo, no? Ma la creazione comunque resta imperfetta. E allora la radice che è nell'uomo, la radice che è nell'uomo, di questo male che è dentro l'uomo, è responsabile di questo male l'uomo, in quanto colui il quale materialmente lo commette, che psicologicamente matura il male, però l'origine della natura dell'uomo non è lo stesso, e quindi andava a responsabilità ad un essere fuori dal mondo. E noi lo ringraziamo, Alfonso Nannariello, ricordiamo il libro La vendetta dell'Arcangelo Gabriele, Delta 3 edizioni. Buonasera dal gruppo di artisti.